Good day, everybody. Welcome back to Florence Health Forum. Waiting, I want to talk for this video today. Now, about the screening. What did they do for Castelbono? Castelbotuno tomorrow. Tomorrow, now, did they do screening for Asle? Make I tell you now what they want to do. They go do screening concerning women. They go do screening concerning men. They go see do concerning people where be say they want to check their skin. Make I tell you now. This skin, oh, where they talk, so people they mostly know they go. Now, what did they call melanoma? Melanoma, now cancer where they disturb people for skin. So, what you now go do? Now, to go there directly, they go do now where be women. If you don't reach 25 years of age, now you that they wait for. If you be man, you don't reach 50 years, now you that they wait for. So, make all of you now go. Simple blood test, 5 minutes, you don't finish. Now, so you reach. So, I dey wait for una for Dell. Health is wealth. Bye bye. Si chiama Florence Omorogieva, è una mediatrice culturale di origine nigeriana, lavora per Emergency a Castel Volturno, comune per così dire di frontiera della provincia di Caserta, dove si stima vivano qualcosa come 15.000 migranti, tra cui tantissime donne provenienti dall'Africa occidentale. E Florence si prende cura ogni giorno di loro e attraverso i social network promuove preziose campagne di informazione e di sensibilizzazione in lingua Pidgin English, volte a salvaguardarne la salute e il benessere. Sono una mediatrice culturale nell'ambito sanitario, lavoro da diversi anni lì a Castelvolturno. In passato abbiamo fatto delle attività di strada per dare delle informazioni sulla salute alle ragazze che erano costrette a prostituirsi a Castelvolturno, anche nelle zone circostanti. A volte andavamo anche più di 50 km da Castelvolturno per raggiungere queste ragazze. Castelvolturno è un comune molto popolato da stranieri, specialmente dall'Africa subsahariana, maggioranze sono nigeriane e ghanesi. E andavamo nelle chiese per trovare la popolazione, cioè per parlare della salute, per parlare di health promotion in generale, in chiesa e in moschea, per dare informazioni alle persone. Ci davano, no? Un momento durante la domenica per poter parlare sia con le donne e con gli uomini. Con le donne parlavamo della salute riproduttiva e con gli uomini e le donne parlavamo un po' di salute generale, diabete e altri problemi che riguardano la salute. Quello che cerchiamo di fare è la prevenzione, come prevenire queste malattie. Ci sono dei controlli, cioè ci sono degli screening che l'ASLE, cioè il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, mettono anche a disposizione delle persone, sono anche gratuiti, cioè tipo la prevenzione del cancro del collo dell'utero per le donne, cioè esami come pap test, infatti parlando del collo dell'utero, screening per il tumore della prostata, screening per la mammella e diversi altri tipi di screening della melanoma. Ma le persone, anche se questi servizi sono gratuiti, ma spesso le persone non vanno e quindi la prevenzione è molto molto lontano sia dalla comunità italiana ma ancora di più, come dicevo prima, a quella straniera. I promise I go do this video. Here I am. What did I want to talk about now? Family planning. Yes, family planning. Florence Health Forum si chiama la mia pagina Facebook. Parlo in Pidgin English. Pidgin English è parlato in diversi stati d'Africa, Nigeria, Ghana, Camerun, Sierra Leone. È un linguaggio, cioè una lingua, un dialetto, diciamo slang, che chiunque capisce. Anche mia bisnonna avrebbe capito quando ci si parla in Pidgin English. Quindi è proprio per raggiungere le persone nel modo più semplice possibile. Hey you, Florence Health Forum, now welcome. The topic where I bring come today, it not the sweet for here, now waiting people not want here, now about burial ceremony, yes, funeral for Italy. Quando parlo nel mio forum, parlo senza presunzione, faccio capire alle persone informazioni di base, non prendo posizioni, infatti spesso non c'è bisogno di un sanitario o non c'è bisogno di un medico, eccetera, però in alcuni casi ho invitato anche degli esperti, no? Tipo un'ostetrica per parlare della salute riproduttiva.
delle donne, per parlare della prevenzione, di parlare di pap test, eccetera, di contraccezione. Ed è un'altra occasione, anche se questo non riguarda la salute, ma è un argomento che mi sta molto a cuore, tipo la violenza sulle donne. Ho parlato di diversi argomenti su questo forum. I want to talk about donation of organ, because so many people that they fear this topic. Parlo di contraccezione, parlo di HIV, parlo di diabete, parlo di malattie cardiovascolari, malattia dei reni, parlo di screening e di diversi tipi, no? Ci sono screening che a noi è molto lontano, tipo melanoma, no? Il tumore della pelle. E poi ho visto che le persone hanno bisogno di queste informazioni, perché quando parli o quando parlo con loro vedo anche la curiosità, no? L'ignoranza delle persone che stanno ascoltando, vuol dire che c'è proprio bisogno. A volte vengono anche in privato per chiedere delle informazioni, per approfondire i loro problemi e per anche, no, chiedere aiuto in un modo o nell'altro. So, I invite all of una. If una never know Florence Health Forum, make una follow me for Facebook. Now only waiting consign health. Good things. Now we dey talk for there. Florence Health Forum. Vi invito tutti quanti a seguire Florence Health Forum. Cioè, i gestori di centri di accoglienza. Mandate il link di Florence Health Forum ai vostri utenti per ascoltare non solo tutto quello che vorremmo sentire su social, ma anche a sentire, cioè, informazioni importanti che riguardano la loro salute. Perché se stiamo bene, tutti quanti staremo bene. Grazie.